Questa trasmissione è offerta da La Dimorette. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Ben ritrovati amici, appuntamento infrasettimanale, è un calendario stranissimo, non si rinuncia a niente, la nazionale gioca sempre, la Nations League diventa una cosa importantissima e quindi hai questo calendario congestionato dove non puoi neanche permetterti una giornata di recupero e quindi si gioca anche il 6 di gennaio. Hai capito? Tutto questo per dirti, caro Guido, che veramente è stato costruito un calendario discutibile. Sì, beh, sapevamo che sarebbe stato un percorso ad ostacoli, sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi strada facendo. In questo momento, giocando ogni tre giorni, immaginati quanti problemi ci sono, perché il campionato viene falsato, che se ne dica. Bravo. Perché alcune squadre hanno giocatori positivi che non si sono allenati per 15 giorni, altre non si sono allenati perché le partite sono ravvicinate, altre ancora sono infortunate. Beh, quello fa parte comunque della routine dei campionati, però ci sono molti ancora giocatori positivi, alcuni stanno pagando dazi, altre società sono un po' più fortunate perché il coronavirus le ha risparmiate. L'Udinese si trova secondo me in una via di mezzo, non è che abbia dovuto fare i conti in maniera particolare con il Covid, no. Però ha dovuto fare i conti, l'ultimo è Pussetto, con problemi di natura fisica, abbastanza traumatici e muscolari, per cui quella rosa molto folta che era stata messa a disposizione dell'allenatore Gotti, che è stata sfruttata in parte, ora non è più così folta. Non è più così folta. Prendiamo l'attacco, non c'è Okaka, dobbiamo vedere poi di Deulofeu se gioca o meno, perché Deulofeu nella partita ultima di campionato 2020 ha subito una forte contusione al piede, e c'è appunto Pussetto che è inabile. Inabile. Guido, noi parliamo appunto di un match che diventa già non dico decisivo, ma assolutamente importante. La storia ci dice che il Dallar non è particolarmente favorevole, soprattutto in tempi più o meno recenti. Noi andiamo nella nostra trattazione a partire dal 1998 e se vogliamo è una tappa fondamentale, perché lì parliamo dell'Udinese di Zaccheroni, che si sarebbe poi consacrata nell'Udinese con la U maiuscola. Eppure pane duro Dallara, finisce 2-0, Renzo Olivieri sulla loro panchina, sulla nostra appunto Alberto Zaccheroni, Shalimov con Ivanov, 2-0 Bologna, in un momento di grande difficoltà per l'Udinese. L'arbitro Tombolini fa partire il cronometro, inizia Bologna-Udinese, nemmeno il tempo di guardarsi in faccia, magari abbozzare un recupero difensivo. Nella circostanza Calori prova una finezza che Anderson è lì pronto a servire Shalimov, che non sbaglia. Colpo sotto e in appena 15 secondi c'è l'1-0 per il Bologna. Bologna felice di stupire e di collezionare record dopo la tripletta di Anderson, l'abbondanza, un gol battibaleno, la rapidità. Dovrebbe essere la gara delle torri, Biroff e Anderson, oppure dei tecnici che andranno via, Olivier al Napoli, Zaccheroni al Parma. Diventa la gara dei russi e il perché è presto detto. Visto Shalimov al primo minuto, al terzo la solita torre Anderson allunga per Marocchi, falciato secondo Tombolini da Bertotto, rigore. Batte l'altro Igor Kolivanov e non c'è nulla da fare per Turci, fatto secco per la seconda volta, 2-0. L'Udinese ricomincia in sostanza da dove l'avevamo lasciata domenica scorsa in casa, 0-2 con la Lazio, un disastro. E la speranza di ristabilire la gara rischia di scomparire del tutto, ma Shalimov non sa ripetersi al decimo quando un invitante pallone a 5 metri dalla porta viene da lui spedito in curva. L'Udinese stenta a riprendersi, anche logico, il centrocampo non sa dettare i tempi e il tridente offensivo nella maggior parte dei casi finisce per ingolfare il motore bianconero. Sale in cattedra il portiere del Bologna Sterkel, bravissimo a sventare su Poggi, servito bene da Bertotto. Amoroso indugia quanto non dovrebbe e rovina una bellissima iniziativa al 33esimo. Poi anche Biroff dimostra di non essere in palla. Valema dall'angolo, Pierini fa sponda, il tedesco colpisce ma il pallone sfiora la traversa e termina sul fondo. Il Bologna va a controllare,
Torrisi ha intanto lasciato il campo a Paganin per infortunio e Kolivanov cerca di impensierire la difesa ospite. I pericoli maggiori al Bologna li crea Valem, che su punizione da 25 metri coglie la base del palo al 44esimo. Poi sempre lui, quasi allo scadere, deve fare i conti con la prontezza di Stella. Nella ripresa il Bologna preferisce non rischiare. Barocchi dirige l'orchestra, tiene alta la linea difensiva, agisce di rimessa, si va di fino con iniziative individuali ma senza sussulti. Entrano Fontolana e Pavone per il Bologna, Appia e Pineda per Udinese. Quest'ultimo ci prova al 34esimo, ma è ancora bravo Stecchio. Il Bologna si accontenta e sembra ormai fuori dalle zone basse. L'Udinese si fa raggiungere dalla Roma e confeziona un'altra brutta figura. Vero? Comunque l'egemonia del Bologna c'era soprattutto negli anni 50 e inizio anni 60. Dopo c'è stato più equilibrio nelle sfide e c'è sostanziale equilibrio anche per quanto riguarda i precedenti. 25 a 26, 25 vittorie l'Udinese, 26 il Bologna, 19 pari. Per quanto riguarda la partita che abbiamo appena visto, Bologna-Udinese 2-0, non c'è stata storia, l'Udinese da subito è andata in tilt, evidentemente non era in giornata, evidentemente non era neanche un periodo dei migliori, no, c'è stata anche migliori. La sconfitta con la Lazio interna, che aveva messo assieme alla sconfitta di Bologna in forse la conquista del terzo posto, poi le cose andranno per il verso giusto e l'Udinese si piazzerà alle spalle della Juventus vincitrice dello Scudetto e Inter secondo. È stata una gara in cui l'Udinese ha sbagliato troppo e il Bologna, che aveva giocatori importanti, ha ringraziato. Il primo pronte via a sbagliare, abbiamo visto, è stato Calori. Esatto. Stessa storia, purtroppo, sempre segno uno in schedina, è nel 2000. In questo caso l'Udinese che parte bene, non basta partire bene, perché ci castigherà Signori, che si ripeterà anche successivamente. Poi un gol bellissimo, una prodezza da parte di Nervo, uno dei giocatori che hanno legato il proprio nome, la propria esperienza migliore della carriera proprio a Bologna. Inutile il gol del brasiliano Warley, che va soltanto a ridurre, ad accorciare le distanze. 2-1 Bologna. Decanio, rispetto a domenica scorsa, propone Manfredini al posto del brasiliano Alberto. Ci sono vessilli bianconeri sotto la curva del Bologna, tifoserie gemellate, si può assistere in pace ad una partita che viene fischiata da Castellani. E comincia subito bene l'Udinese, Muzzi ha una gran voglia di far gol, ma c'è Pagliuca che sorveglia. Poi la prima opportunità per il Bologna, ma Signori e Paramatti sul cross di Anderson si ostacolano a vicenda. Ancora un'opportunità per Signori, sceglie però il sinistro, la palla era forse più comoda da deviare verso la rete con l'altro piede. La conclusione è alta. Buona opportunità per Jorgensen, perde l'attimo, ma Muzzi vede Sosa, il suo destro trova i pugni di Pagliuca. Ma da qui in avanti è tutto Bologna. Nervo vuole il calcio di rigore per questo fallo di Bertotto e Manfredini su di lui. Castellani indica solo il calcio d'angolo, ma dallo sviluppo di questa azione c'è il cross deviato prima da Anderson, forse da Ingesson, trova il sinistro di Signori. Gran gol, l'aveva promesso alla vigilia di questa partita, è stato di parola. Rivediamo la prima, forse la seconda deviazione, nulla può turci contro il collo pieno di Beppe Signori. Decanio non ci sta a subire gol del genere. Il Bologna vuole però chiudere subito il conto. Paramatti, ancora un controllo acrobatico di Anderson, la rovesciata, l'elegante stop di petto di Nervo, palla sul palo, Turci è immobile. 2-0 tra il 28esimo ed il 30esimo minuto. Rivediamo la rovesciata di Anderson, l'elegante controllo di Nervo, la palla in fondo al sacco. Il Bologna potrebbe chiudere il conto su questa inzuccata di Ingesson, preciso il cross di Signori, ma la palla è fuori di poco. Ancora Signori, stavolta per la testa di Paramatti, Turci c'è e si può andare negli spogliatoi. Si incontrano vecchie conoscenze in tribuna, tifosi DOC come sempre al Dallara, Decanio che propone Alberto ad inizio di ripresa al posto di Manfredini, il cross di Gargo per la testa di Muzzi ancora
è pronto Pagliuca. È entrato anche Varley. Questo pallone ancora ciccato da Jorgensen proprio per il giovanissimo brasiliano, bravissimo del canto a rubargli il tempo. Ancora Muzzi, ancora Varley, stavolta al secondo tentativo riesce a far filtrare il pallone per Muzzi, gol importante, centesimo in carriera proprio nel giorno della 300ª partita da professionista per Roberto Muzzi. 2-1, gara riaperta, ma è ancora bravissimo Pagliuca. Il pallone sul sinistro di Fiore, indirizzato all'incrocio di pari, si oppone nel modo migliore l'estremo difensore rosso-blu. Poi si accende una mischia dopo questo fallo subito da Varley, Sottile e Paramatti ne fanno le spese, cartellino rosso per entrambi, una curiosità, è la prima espulsione di un giocatore dell'Udinese. Sulla susseguente azione Jorgensen cicca il pallone del possibile pareggio e la gara finisce sul 2-1. Sì, anche lì sono stati troppi errori, anche lì l'Udinese era partita bene, era l'Udinese di Decanio. Era partita bene, bene Muzzi, bene il suo compagno di reparto Sosa, bene un po' tutto, però dopo il bene viene vanificato da marchiani errori, da confusione, da entrate in ritardo e il Bologna ne ha approfittato per un 1-2 che ha messo fuori causa l'Udinese e a nulla è varso poi il gol della bandiera segnato da Varley, il brasiliano Varley, subentrato nel corso della ripresa, peraltro anche un bel gol. Ma è come spesso accadeva a questo giocatore che dalla panchina entrava e faceva gol, un po' quello che sta facendo Luis Muriel nell'Atalanta, con le debite proporzioni. Purtroppo sempre segno uno in schedina, non con un punteggio di grande vantaggio, sempre una volta 2-1, stavolta è 1-0, è il 2003. C'è Francesco Guidolin in panchina, ma a Bologna. Luciano Spalletti sulla panchina bianconera e appunto Beppe Signori, il pretoriano di Francesco Guidolin, va a portare 3 punti a Bologna. Sì, cominciamo col dire che qui dall'Ara alla fine è stata la partita dei grandi rimpianti dell'Udinese, perché la squadra di Spalletti, oggi priva di Pinzi squalificato, è rimasta un intero tempo, il primo negli spogliatoi, per poi giocare ben altra partita nella ripresa. E il Bologna, dopo aver costruito tanto, dopo il grandissimo gol di Signori che andremo a vedere, nella ripresa veramente ha avuto le gambe molli e la paura di non farcela. Comunque la fine è andata bene, per Spalletti la terza sconfitta consecutiva, forse il primo momento un po' così di difficoltà per la formazione friulana. Ma andiamo adesso alle immagini dell'incontro. Nel Bologna dunque recuperato Signori da un attacco influenzale, il pubblico si schiera col capitano che non vive un periodo facile con Guidolin e la dirigenza. Ma i campioni rispondono sul campo, lancio di Vanoli. Siamo al 9° minuto, sponda di Cruz, capolavoro di Signori, salta Sensini, batte De Santis, poi non esulta Signori. 8° centro in campionato, numero 178 in Serie A, andiamo a rivedere il grandissimo gol che merita ancora una rivisitazione da quest'altra angolazione, davvero una grande perla. Lancio di Amoroso per Cruz, qui non azzarda l'uscita De Santis, destro dell'argentino respinto. Sull'esterno Bellucci cerca ancora Cruz, brucia Kroldrup, raso terra e palo, gran Bologna. 24esimo, assist qui di Olive dopo azione corale per Cruz, ma De Santis questa volta chiude bene in uscita. Poi punizione Udinese, sinistro di Jankulowski, di poco alto. Amoroso qui inventa un grande assist, poi per Signori che anticipa De Santis, sinistro, ma Bertotto è sulla traiettoria e salva. Udinese in grande affanno, qui sinistra del 18enne ganese Muntari, oggi al debutto, e Pagliuca in difficoltà. Si conclude il primo tempo, vantaggio minimo per la squadra di Guidolin con il gol di Signori. 7° della ripresa, angolo di Pizarro, Iaquinta stacca bene ma colpisce centrale. Al 10° Spalletti inserisce Jorgensen al posto di Gemiti, nel Bologna Zaccardo per Paramatti. Minuto 19, gran sinistro del ganese Muntari e traversa con Pagliuca battuta, andiamo a rivedere. Ma al 24esimo Spalletti fa entrare Janker al posto di Muntari, l'attaccante tedesco ha subito la palla del possibile pareggio, quando Pagliuca manca la presa e l'ex attaccante del Bayern Monaco infila il raso terra sul palo, come rivediamo meglio. Momento di sofferenza del Bologna e ammonizioni pesanti, dopo Paramatti anche Cruz diffidato prende il giallo, salteranno la prossima gara. Poi in campo Frara e Signori lascia il terreno di gioco a testa bassa, gran freddezza quando passa davanti a Guidolin. Buona la direzione di Rodomonti, un solo dubbio su questo intervento di Vanoli, palla sul braccio a tempo scaduto.
e Iaquinta qui che spreca l'ultima opportunità. Bologna 1, Udinese 0, linea allo studio. Eh sì, che bel gol che ha fatto. Sì, vabbè, fatto un gol, giocatore. Un gol da autentico attaccante, uomo di classe, con una rapidità incredibile, con un controllo di palla altrettanto incredibile, pallonetto su Sensini, poi tiro al volo di sinistro sul primo palo, un gran gol. E Bologna batte la squadra bianconera. Punto e basta. Sconfitta peraltro indolore, perché quell'Udinese che stava riprendendo quota con l'avvento di Spalletti alla fine ritornerà a conquistare il pass per partecipare alla manifestazione europea. Quindi il resto è storia. Noi parliamo di una vittoria bianconera nel 2017-2018, anzi la storia cede il passo alla cronaca. Lo ricordiamo, era l'Udinese di chi? Di Oddo. Di Oddo, che sembrava che dovesse arrivare in Europa, evidenziare calcio spumeggiante, divertente, vincente, ma ben presto quell'Udinese si sciolse come neve al sole, iniziò un periodo opaco, alcuni pareggi premonitori di quello che succederà dopo, e quel dopo sono 11 sconfitte di seguito, con l'Udinese che ha rischiato veramente di retrocedere nella cadetteria. Meno male che è intervenuta giusto in tempo la società a dare il ben servito, era normale che fosse così, a Oddo e a chiamare in panchina Tudor, il quale un po' tra virgolette stregone, un po' è riuscito a ridare un po' di entusiasmo, è riuscito a conquistare quei punti necessari, indispensabili per rimanere nella massima categoria, e i punti della matematica certezza sono stati conquistati, guarda caso, proprio con il Bologna, ultimo atto 1-0, gol di Fofana. All'andata appunto si vince, sono punti pesanti, sono punti importanti. Guardatevi un pochettino la qualità del calcio, soprattutto nell'azione in velocità che porta alla segnatura di Kevin Lasagna. Bellissimo, tutto in velocità, sembra un'azione di rugby, solo che c'è, in questo caso vale anche il passaggio in avanti. 2-1 Udinese. Solo 9 dei suoi 24 punti sono arrivati al Dallara. Per il Bologna incrementare il bottino interno non sarà semplice. Di fronte c'è l'Udinese, che ha fatto il pieno di fiducia con Massimo Oddo. 4 vittorie di fila. In verticale va a pescare Jankto. Il cross dentro per Lasagna. Lo spunto di Verdi, entra in area. Verdi prende la mira, prova il mancino. Danilo tiene la palla, decolla della Bologna. Bologna in vantaggio con Verdi. Serve Ali Adnan, la palla dentro per Widmer di testa e arriva il pareggio dell'Udinese con Widmer. L'Udinese prova a ribaltare una pericolosa tendenza, una volta sotto nel punteggio ha sempre perso. Ma Oddo non si accontenta dell'1-1 e all'intervallo inserisce Rodrigo De Paul. Gli effetti del cambio sono immediati. Adnan, Jankto, dentro a pescare De Paul, la palla per Lasagna! Il vantaggio dell'Udinese! Momento giusto per lanciare Lasagna. Arriva dietro Barak. Lasagna appoggia il pallone a Barak. Attenzione al mancino di Barak. Barak con il sinistro. Mirante. Bulgara e Verdi sul punto di battuta. Va Bulgara a pescare dentro l'area via destro. Destro con il sinistro. Il quinto gol consecutivo di Kevin Lasagna suggella il dicembre perfetto dell'Udinese, che cala il pokerissimo di vittorie. I friulani balzano a quota 27 e ora sentono il profumo d'Europa. Il secondo gol è stata essenzialmente messa in pratica quella che è la caratteristica principale di questa squadra. Stando un po' più bassi, ripartendo, sfrutti al meglio quelle che sono le caratteristiche di questi ragazzi, che sono formidabili nel ripartire. Se dobbiamo proprio puntare una cosa, ecco, non ripassare nella parte destra del tabellone. Fogolar 1905. Un viaggio con 3 menù a degustazione sapientemente preparati dallo chef Stefano Basello, con cura e attenzione alle materie prime, ma non solo. Ove il mare brilla perfetto del sole, sorella terra, viaggio in Friuli, saranno accompagnati da 3 percorsi di vini, rispettivamente pensati e associati per gusti e profumi, dal nostro sommelier Yuri Cossa. Fogolar 1905, una tradizione che guarda al futuro.
Guido, abbiamo visto praticamente tutto quello che potevamo vedere, questa partita ce l'hai già commentata, e anche in termini di punteggi, di risultati, di gol segnati, di pronostici, di segni in schedina, qualcosa abbiamo detto. E a proposito di grandi ex? Beh, io vorrei ricordare Viani, Gipo Viani, che è stato allenatore tutte e due, soprattutto del Bologna. Comunque anche quando è stato allenatore del Bologna era già in fase calante come tecnico, poi aveva appena avuto un gravissimo, si era appena ripreso da un gravissimo incidente stradale, e poi venne anche a Udine, oltre a allenare il Genoa, ma lui le sue fortune le ha fatte alla guida del Milan. Sdraulis, fine anni 30, campione d'Italia, era di delle valli del Natisone, Sdraulis di Grimacco, che si laureerà campione d'Italia con il Bologna. Prima aveva giocato nell'Udinese, poi con lo scoppio della guerra diventerà un capo partigiano, un guerriero, e alla fine della guerra si trasferirà definitivamente in Jugoslavia. Poi sempre negli anni 50 con l'Udinese in A, io ricordo Bonafin, un centravanti che nel Bologna aveva fatto bene, a Udine non fece bene perché era stato operato 3 volte al ginocchio, figurarsi. Fedele, ottimo terzino del Bologna, quando l'Udinese lo cedette nel 70 ebbe in cambio tanti soldini e Bonora a Udine ha disputato 222 gare, è uno dei più fedeli alla maglia bianconera. Poi in tempi più recenti Salimov, l'abbiamo appena visto, no? Guidolin, Locatelli, perché Locatelli prima era dell'Udinese, poi Guidolin lo volle perché era il suo pupillo. E fece bene a Udine, fece bene a Bologna. Di allenatori, Zaccheroni, che ha giocato nella primavera del Bologna, ha tentato anche di allenare il Bologna con scarsa fortuna, anche perché aveva la stampa contro. Non gli veniva perdonato nulla. Giovanni Bia è stato il libero di entrambe le squadre. Medo Sonetti, Michele Pazienza. A proposito di libero, andiamo nel presente, Danilo, beh certo, sì, assolutamente sì. Poi Sonetti, Pazienza. Natali, parlando sempre di difensori, Pier Mauro Morosini. Dimenticavo negli anni 50 Giancarlo Bazzi, che era un giocatore di sostanza, di grande qualità. Ha giocato nel Torino, nell'Udinese, nel Torino, nel Milan. Ha vinto scudetti col Milan, è andato a giocare anche col Bologna, si è sistemato poi a Bologna perché dopo ha sempre vissuto Bologna. Più recentemente Panagiotis Conè, che adesso ha smesso da poco di giocare. Stramaccioni. Sì, anche abbiamo ricordato alcuni tra i più famosi doppi ex. È vero. Hai parlato anche di Natali. Di Natali, sì, che per noi significa quella famosa stagione, la prima dell'accesso in Champions. Guido, sintetico e telegrafico, è una partita che assume delle rilevanze che non ci aspettavamo. Cosa voglio dire? Voglio dire che complici, soprattutto il passaggio a vuoto col Benevento e anche la prestazione offerta contro la Juventus, frutto di grandi disattenzioni, obiettivamente da Matita Rossi in alcuni casi, e i risultati che stanno facendo dietro, era impensabile che andassero a 3 cilindri troppo a lungo le squadre di un certo blasone come quelle che seguono l'Udinese. Ecco, la partita con il Bologna assume altre rilevanze. Sì, perché conterà soprattutto la prestazione. È chiaro, conta il risultato. È chiaro che se l'Udinese non perde, probabilmente si rimette incarezzata a livello di entusiasmo. Ma una sconfitta dopo una prestazione negativa sarebbe deleteria, sarebbe la cosa peggiore. Quindi la prestazione va curata, la prestazione. Sotto questo punto di vista, le gare, le prestazioni, le prove fornite contro il Benevento e contro la Juventus vanno riscattate, perché se giochi bene, se giochi come vuole l'allenatore, se in campo sei sempre compatto, se non commetti errori, non sempre perdi, anzi difficilmente perdi soltanto per intervento della cattiva sorte, ma se stai attento, ripeto, sei concentrato, sei protagonista di acume tattico e di importanti giocate a livello individuale e collettivo, difficilmente perdi. Abbiamo visto che l'Udinese, quando ha cambiato marcia, quando ha finalmente giocato da squadra, non ha mai perso 6 gare, poi è andata nuovamente in tilt.
col Benevento, non parliamo della gara con la Juventus, perché il secondo tempo della gara con la Juventus è stato a dir poco penoso. Una brutta recita, sono molto d'accordo con te. Non resta che incrociare le dita, allacciare le cinture e si va a giocare a Bologna. Si gioca sempre, poi arriva il Napoli. Quindi insomma, ne abbiamo di cose di cui andare. Capisci, dopo viene anche il Napoli. Allora se perdi e perdi male, dopo la partita col Napoli diventa una specie di via crucis. Un sesto grado. Se invece non perdi a Bologna e soprattutto se giochi bene oltre a non perdere, ecco che hai un tale entusiasmo, una tale autostima che probabilmente te la giochi ti spingono a giocare alla pari con il Napoli, perché se sei in salute non puoi aver paura di nessuno. Lo dimostrano i risultati di formazione che sono in salute, che hanno conquistato con le cosiddette grandi. Ci fermiamo amici, ci rivediamo appunto per parlare del Napoli insieme a Guido Gomirato. Ciao Guido e grazie. Ciao, a presto. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Questa trasmissione è stata offerta da La Dimorette.